Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente focus incentrato sull'emergenza Covid-19. Iniziamo subito perché con un aspetto economico, solo il 2,2% delle imprese abruzzesi infatti ha ricevuto le risorse stanziate per la ripresa economica. Serve subito la liquidità, ha dichiarato il direttore della CNA Abruzzo Graziano di Costanzo, il servizio di Giuseppe Dintino. Le banche devono capire che è nel loro interesse fare in modo che la maggior parte di queste risorse arrivi al sistema economico, altrimenti collasserà una parte decisiva dell'economia italiana. Ritardi anche sugli aiuti alle imprese. Mentre decine di migliaia di lavoratori attendono ancora la cassa integrazione, anche le aziende non hanno ricevuto le risorse stanziate coi decreti Cura Italia e liquidità. In particolare si fa riferimento ai 25.000 euro per le imprese più piccole. Finora solo un'impresa su 50 ha ricevuto il finanziamento a fronte delle 2.781 domande pervenute al Fondo Centrale di Garanzia. Al momento sono solo il 2,2% delle imprese abruzzesi che hanno la concreta possibilità di avere il finanziamento. Le piccole imprese che attendono i 25.000 euro sono quasi 9 su 10, per un totale di 49 milioni di finanziamento richiesto. Questa somma però rappresenta meno del 40% delle risorse totali, il che significa che poco più del 10% delle imprese, ovvero quelle più grandi, riceverà oltre il 60% delle risorse. La prima risposta insieme a quella dell'emergenza sanitaria è la liquidità, cioè le imprese hanno bisogno di risorse per provare, sottolineo, provare a sopravvivere a questo momento così difficile. E oggi però bisogna correre, oggi non bisogna fare la maratona con le banche, è inaccettabile questo ritardo, oggi bisogna fare i 100 metri, se no qui va al fallimento un terzo dell'economia italiana. La CNA chiede alla Regione di trovare anche canali alternativi per reperire liquidità, una boccata d'aria necessaria a sopravvivere alla crisi economica. Molte imprese non hanno quel fatturato di 100.000 euro, quindi non possono prendere i famosi 25.000 euro. Allora, con un fondo ad hoc che abbiamo chiesto alla Regione, attraverso il sistema dei Confidi, noi possiamo aiutare l'impresa ad arrivare ad avere, se gli serve 25.000 euro, gli diamo i 25, magari 15 glieli daremo col decreto liquidità e 10 glieli daremo in un'altra forma. Bisogna fare squadra in questo momento, la Regione deve capire che il tempo è decisivo, questo è un fattore fondamentale per far uscire, non far uscire, troppo ottimistico, per far sopravvivere le imprese a questa pandemia. Cambiamo argomento adesso perché è stato raggiunto nella giornata di ieri l'accordo tra il governo Conte e il cardinal Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per cui dal prossimo 18 maggio è possibile tornare a celebrare messa con i fedeli. Rigido però il protocollo firmato tale da garantire sicurezze all'interno delle chiese. Stefano Recanati. Distanze di sicurezza, mascherine obbligatorie, ingressi separati. Sulla base di questo è stato trovato l'accordo tra governo e la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, per cui dal 18 maggio è possibile tornare a messa. Innanzitutto la distanza tra i fedeli dovrà essere di almeno 1 metro laterale e frontale. La Chiesa dovrà attivare una rete di volontari contapersone per controllare gli ingressi e far accedere un numero di persone tale da garantire la distanza anticontagio. Bisognerà distinguere una porta per l'accesso e una porta per l'uscita dalla chiesa, garantendo la distanza di almeno 1,5 metri durante la fila per accedere. Anche in chiesa dovranno essere presenti gel igienizzanti e l'ingresso sarà garantito solo a chi indosserà la mascherina, mentre spetterà ai parroci ricordare ai fedeli che non si può accedere alle messe con sintomi influenzali o con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo e a coloro i quali hanno avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid. Per i disabili dovranno essere disponibili posti riservati. Per quanto riguarda la liturgia, niente segno della pace, mentre per la comunione è chiesto al sacerdote di igienizzarsi prima le mani e di indossare la mascherina. Norme specifiche sono previste anche per le confessioni, nelle quali va sempre garantita la distanza tra fedele e sacerdote. Questo protocollo varrà per le messe in generale e dunque anche per funerali, matrimoni e battesimi. Il pensiero di uno dei parroci di Penne, Don Andrea Di Michele. Adesso
dal 18 in poi si potrà ricominciare a celebrare con una porzione di popolo di Dio, quindi evidentemente siamo contenti perché la celebrazione è fatta così, è una liturgia fatta insieme. Ho letto oggi le regole e vedremo di soddisfarle, anche perché per una sicurezza nostra, la sicurezza della gente e per poter continuare a ricominciare a celebrare. Il distanziamento è giusto e assolutamente va fatto, solo che ci sono alcuni edifici ecclesiali che sono molto piccoli e lì avremmo difficoltà a celebrare, perché anche in una celebrazione, mantenendo quelle misure, quelle distanze, potremmo far entrare forse 10 persone e allora dobbiamo, questo penso che è la difficoltà più grande. C'è scritto che terminato ogni celebrazione la chiesa deve essere pulita e igienizzata per poter far rientrare altre persone, quindi intanto non si potranno mettere sicuramente messe a ripetizioni, ma distanziarle e nel frattempo provvedere alla pulizia e tutto il resto. E apriamo come di consueto la nostra finestra in diretta, il corso del nostro telegiornale. Come vedete oggi non c'è Paolo Renzetti, ma trovo con particolare piacere la nostra Tania Bonici Castelli, a cui va il buon pomeriggio. Buon pomeriggio ovviamente, altrettanto un piacere. Il tuo ospite, il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, con una mascherina griffata appunto Università degli Studi di Teramo, perché si è parlato molto di protocolli a tutti i livelli in questi giorni e ne ha messo uno appunto proprio l'Ateneo Teramano, che darà la possibilità da qui in avanti insomma di una fase 2 che possa far rivedere anche gli studenti e i professori all'interno delle aule. Buon pomeriggio Tania. Buon pomeriggio, noi siamo in diretta dall'Università degli Studi di Teramo in compagnia proprio del magnifico rettore Dino Mastrocola. L'Università di Teramo, Unite come la chiamiamo tutti, conta 5 facoltà, 21 corsi di laurea, oltre 20 master, 6 scuole di specializzazione, 2 i centri di eccellenza, quello giuridico, politico, comunicativo e quello agrobio-veterinario. Noi siamo qui in diretta dal campus di Costa Sant'Agostino, 50.000 metri quadrati di superficie totale, un posto bellissimo, pieno di luce, molto silenzioso purtroppo perché mancano gli studenti e non ci sono lezioni, ma l'Università di Teramo si sta riorganizzando per riaccogliere i suoi studenti, sono già pronte 500 mascherine che saranno distribuite a tutti, anche alle future matricole, e sono stati messi a punto appunto dei rigidi protocolli di sicurezza e noi partiamo proprio da questo. Rettore, come rientreranno gli studenti in questa università? E con quali protocolli? Sì, allora gli studenti sono in procinto di rientrare, ma non immediatamente. Noi abbiamo dovuto assicurare anche il rientro in sicurezza dei dipendenti. Ricordo che siamo ancora in regime di lavoro agile o smart working, come ormai amiamo chiamarlo attualmente, però insomma io conto di allentare gradualmente anche questo, perché io ritengo fondamentale popolare, ovviamente nel rispetto dei criteri di sicurezza, il campus. Quindi adesso come si entra all'Università di Teramo? Ci sono soltanto due ingressi nel polo di Colle Parco e un unico ingresso a veterinaria, quindi di fatto per l'intera Università di Teramo ci sono tre ingressi. Perché tre ingressi? Perché la persona che entra, quindi in questo momento fondamentalmente il dipendente, però potrebbe essere già anche qualche studente che viene a ritirare del materiale o altro, e dalla settimana prossima degli studenti che si recano alle biblioteche, perché dalla settimana prossima diventeranno operative anche le biblioteche, sia per lo scambio che per la consultazione. Quindi chi entra deve entrare con la mascherina e con i guanti. C'è un dispositivo di erogazione del gel igienizzante, deve consegnare o riempire al momento un'autocertificazione in cui ci sono diversi elementi legati alla sintomatologia legata al Covid, ma anche al fatto che non è entrato in contatto con altre persone che a conoscenza dell'interessato avevano il Covid.
Poi l'altro elemento è che devono rispettare il distanziamento. Io ricordo le mascherine, e vi ringrazio per il termine griffato, le mascherine non sono presidi sanitari, sono semplici mascherine usate come schermo, quindi possono essere indossate in presenza del distanziamento fisico. E questo è fondamentale, perché se le persone invece vanno ad una distanza inferiore al metro, devono usare le mascherine FFP2 o FFP3 famose che ne stiamo discutendo. Poi all'uscita devono dichiarare il percorso che hanno svolto, quindi anche un monitoraggio e un tracciamento di tutti i percorsi. Le lezioni in classe come si svolgeranno? Allora, questo semestre continuerà integralmente a distanza, in teleconferenza. Contiamo a luglio predisporre un appello di esami almeno per gli iscritti in presenza, ovviamente rispettando sempre le distanze. Il distanziamento in aula sarà applicato da settembre, indicativamente il 24 settembre, ma secondo il Ministero è già fase 3. Noi contiamo, abbiamo fatto già delle prove, di riempire le aule fino ad un terzo della loro capienza. In questo modo assicuriamo il distanziamento. Però dobbiamo anche assicurare la frequenza delle lezioni da parte di quelle persone, tipo studenti fuori sede, che probabilmente non potranno raggiungere l'università nemmeno in settembre, quindi sarà un sistema misto, cioè il docente sarà in aula, avrà dei ragazzi in presenza, ma si collegherà in teleconferenza ai ragazzi che non possono seguire direttamente le lezioni. E per la mensa, perché Costa Sant'Agostino è un po' isolata dal centro, quindi allora, i ragazzi non potrebbero comprare nei negozi. Certo, la mensa è un problema indiretto, perché come sapete non viene gestita direttamente dall'università ma dall'ADSU, e ovviamente come minimo dovrà rispettare il distanziamento più altri dispositivi molto importanti, quindi contiamo che anche per la mensa si ridurrà circa di 2/3 la capacità di soddisfare i nostri ragazzi. Noi cercheremo di intervenire con il nostro bar, che fornirà fondamentalmente dei cestini, quindi cibo da asporto, e il consumo direi veloce di liquidi e di pochi solidi in sede, però insomma quella del cibo è un problema non indifferente che stiamo affrontando. Rettore, però l'università non si è mai fermata, voi avete laureato tanti ragazzi, ci sono state le lauree via web, un po' tristi per la verità, però com'è andata? È andata bene, noi devo dire che in circa una settimana, 10 giorni, quindi ringrazio assolutamente i dipendenti, i docenti, insomma, per la professionalità e l'impegno, questo sì, veramente 24 ore su 24, perché non è semplice organizzare lezioni per circa 6.000 ragazzi. Quindi abbiamo iniziato subito le lezioni online, poi anche, come dicevi, le tesi e gli esami. È vero, sono tristi e sono un'altra cosa, però la nostra didattica a distanza non è la didattica delle università telematiche. È una didattica che rispetta il monte orario previsto, e soprattutto è tutta in diretta. La tristezza degli esami e delle tesi ci ha portato ad entrare in soggiorni, salotti,
camerette, e quindi abbiamo scoperto anche un po' più l'intimità dei nostri studenti. È un'altra cosa, e io, no, a me non piace utilizzare il termine ripartenza, perché giustamente, come dicevi, non ci siamo mai fermati, però mi piace pensare ad un lento e graduale ritorno alla normalità, perché la normalità per UNITE è una comunità, e una comunità deve stare a contatto. UNITE rappresenta una comunità vivace e il territorio ne ha bisogno e soprattutto ne sente la mancanza. Il presidente Mattarella, nell'inaugurare l'anno accademico, ha ricordato quanto siano importanti le università più piccole come UNITE, che sono baluardo, no, della cultura e del sociale. Certo, certo, soprattutto per le aree interne, quindi ha ricordato anche questo sia il Ministro che il Presidente, e noi ci teniamo, diciamo sempre, siamo un'università del territorio, fortemente legata al territorio, ma con uno sguardo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, e questo non può che far bene anche al territorio sul quale insistiamo. Jacopo, qualche domanda al Rettore? Sì, assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio, Rettore. Un paio di considerazioni. La prima, mentre parlavate, sono andate anche in onda le immagini del giro che avete fatto questa mattina all'interno di un ateneo un po' spoglio. Ecco le immagini che vanno in onda, realizzate, lo ringraziamo, da Pierpaolo Cantagalli. Volevo chiederle, Rettore, abbiamo visto nel giro che avete fatto anche i termoscanner, che sono di fatto una novità delle ultime ore, che permetteranno, insomma, il rilevamento praticamente immediato della temperatura corporea. Sì, l'utilizzo del termoscanner è un'aggiunta, nel senso che noi vogliamo tutelare al massimo i nostri docenti, i nostri dipendenti, i nostri studenti, quindi è una misura che verrà fatta dagli operatori, non sarà registrata, quindi massima tutela della privacy, però sarà una sorta di switch, di interruttore on off. Chi avrà la temperatura inferiore a 37 gradi e mezzo potrà entrare, altrimenti deve contattare il proprio medico. Poi sicuramente si tratterà semplicemente di un raffreddore piuttosto che di una banale influenza, quindi spero per tutti, però di fatto con una temperatura superiore a 37,5 non si potrà entrare. Ma ribadisco, è soltanto un elemento aggiuntivo. Gli elementi fondamentali sono il distanziamento, il lavaggio delle mani, l'utilizzo del gel e la responsabilità del singolo, che si trasmette attraverso l'autocertificazione, l'autodichiarazione. L'ultima da parte mia, Rettore, le chiedo una domanda un po' più generale. In questi mesi di emergenza sanitaria probabilmente abbiamo riscoperto quanto il valore del mondo della ricerca forse in alcune circostanze è stato sottovalutato, a volte sono stati messi i bastoni tra le ruote dal punto di vista economico, e non solo. Può essere un'opportunità questa emergenza per il futuro, perché il mondo della ricerca è, immagino, anzi sicuramente all'interno dell'Università di Teramo ci sono esperienze eccezionali, il mondo della ricerca possa ritrovare un nuovo slancio, perché diventa a quel punto centrale nella vita delle persone. Certo, certo, una maggiore consapevolezza certamente, quindi questa consapevolezza la tocchiamo con mano quotidianamente. Rimane, ahimè, il problema del finanziamento. Discutevamo proprio durante il giro che effettivamente noi stiamo affrontando quotidianamente delle spese enormi. Basti pensare che anche la semplice pulizia, la semplice sanificazione sono aumentati notevolmente, quindi immaginate che cosa significa all'interno di un laboratorio di ricerca. Però ripeto, maggiore consapevolezza, e si è visto anche da parte del potere politico che senza gli scienziati di fatto si fa fatica a prendere delle decisioni. Io spero che questo si affermi sempre di più, anche e soprattutto per il benessere economico del territorio. Come accennava prima, molte ricerche del
dell'Università di Teramo hanno una ricaduta diretta sul territorio, quindi spero che l'Università venga considerata sempre di più, sia per la parte didattica, sia per la ricerca, ma anche e soprattutto quella che chiamiamo terza missione, cioè trasferimento tecnologico, interazione, quindi contatti con le aziende ed altro. Noi ci siamo, non siamo stati scalfiti minimamente nell'entusiasmo dal Covid, abbiamo avuto difficoltà come tutti, però queste difficoltà ci hanno temprato ulteriormente, quindi stiamo tornando più forti di prima. Grazie. Parlando delle opportunità. Grazie. Tania, perdonami, ti ho interrotto. Parlando delle opportunità che forse... No, stiamo parlando delle opportunità con il rettore, prima proprio delle piccole università come Unite, che avranno l'opportunità magari di avere molti più iscritti, no, adesso? Sì, questo lo spero perché sia legato alle difficoltà economiche, ma anche alla si viaggerà di meno, insomma, cioè, penso che uno degli effetti, quindi si viaggerà di meno e ci saranno anche meno esodi e meno fughe dei cervelli. E noi siamo pronti ad accogliere tutti con una didattica e una ricerca di elevata qualità. La qualità non è, spesso non è lontano da casa, ma spesso, come mi piace dire, ripetere e pensare, è dietro la porta di casa. Benissimo, grazie Rettore. Da Teramo lo slogan è solo orizzonti, io direi grandi orizzonti per l'Università degli Studi di Teramo. Grazie Tania, grazie ovviamente al magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, ovviamente buon lavoro. Noi rientriamo dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19, nelle 4 ASL abruzzesi sono state assunte 423 nuove unità di personale reclutate sulla base dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti in queste settimane. Lo fa sapere l'assessore alla salute Nicoletta Verì commentando l'ultimo dato aggiornato relativo al potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale. Nel dettaglio sono stati assunti 76 medici tra specialisti, specializzandi abilitati all'esercizio della professione, 181 infermieri, 91 operatori socio-sanitari, 13 collaboratori professionali del comparto come tecnici di laboratorio, 62 operatori del comparto sanità, tecnici e autisti dell'ambulanza. Figure professionali, continua l'assessore Verì, che sono andate a rafforzare gli organici delle nostre aziende in cui anni di blocco del turnover avevano creato criticità e che sono diventate ancora più evidenti in questo momento di emergenza. Con questi ingressi invece siamo riusciti a far fronte alla sfida imposta dal Covid-19 nell'attesa di poter riprendere le procedure selettive ordinarie che prevedono 1.755 nuove assunzioni in 3 anni. Il Partito Democratico ha illustrato questa mattina le proprie proposte riguardanti le misure economiche e sanitarie a sostegno dei comuni della zona rossa contenute in una risoluzione urgente presentata ieri in Consiglio regionale. Paolo Renzetti. Paolucci, tornate a chiedere al governo regionale la massima attenzione per l'area Vestina, l'area della Valfino. Chiediamo rapidità, risorse immediate e un progetto per tutta la regione Abruzzo di 300 milioni di euro. Noi proponiamo che una parte importante di queste risorse vadano ad essere trasferite ai luoghi più toccati dalla crisi, imprese, famiglie delle zone rosse che hanno dovuto purtroppo subire, rispetto alle conseguenze di questa pandemia, conseguenze economiche e sociali, ulteriori conseguenze. Non si può rimanere fermi, non si può essere così lenti come è avvenuto nel caso delle imprese, della cassa integrazione, del bonus famiglie, ma bisogna essere molto rapidi, hanno le risorse per farlo, debbono avere la voglia di fare. Questa è un'aggiunta davvero lenta, ma così, con questa tempistica, non possiamo affrontare la crisi che abbiamo purtroppo di fronte per via delle conseguenze legate alla pandemia. Tutti i consiglieri regionali del centro-sinistra hanno presentato ieri questa risoluzione a vantaggio delle zone rosse regionali. Chiediamo che non si perda per queste zone l'ennesima occasione, perché riteniamo che si sia persa quella sanitaria, visto e considerato che i tamponi per tutti promessi dal Presidente Marsiglio non sono assolutamente arrivati. Chiediamo adesso che si aiutino le imprese, le famiglie, le partite IVA, gli imprenditori agricoli di queste zone a ripartire con un aiuto privilegiato rispetto agli altri comuni per quello che le zone rosse hanno naturalmente sofferto.
Chiediamo anche che questa risoluzione sia armonizzata con il progetto di legge che verrà discusso in Regione, in Consiglio regionale il 19 di maggio e con le misure eventualmente contenute nel decreto statale. È un impegno che come consiglieri del centro-sinistra portiamo avanti dopo aver interloquito assiduamente con tutti gli amministratori della Valfino, dell'area Vestina e di Caldari di Ortona. E quindi è un impegno condiviso con tutti loro per ripartire dalle piccole e medie imprese con la liquidità necessaria per poter ricominciare dopo il lockdown, naturalmente con gli imprenditori agricoli, con le partite IVA, con le famiglie, e assieme a questo chiediamo che si recuperino i tamponi in queste zone e si recuperino soprattutto i test serologici che aiutino a capire quanta parte di quella popolazione dell'area Vestina, della Valfino e di Caldari di Ortona sia stata in realtà toccata da questo virus. I sindacati chiedono di essere maggiormente coinvolti per quanto riguarda la ripartenza, chiedono maggiore sicurezza per i lavoratori, specialmente a proposito del trasporto pubblico. La Regione aveva annunciato un tavolo con aziende e sindacati, ma nessuno ci ha mai chiamato. A dirlo è la FIOM Abruzzo Molise, che intende chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori. Noi chiediamo che vengano fatti i tamponi, ma soprattutto noi ci preoccupiamo non solo del fatto che riguardi le grandi aziende, ma riguarda anche quelle piccole aziende dove non è presente il sindacato. Quindi nei nuclei industriali, secondo me, vanno predisposte delle unità che in qualche modo possano intervenire per aiutare i lavoratori nel momento in cui c'è qualche difficoltà. La FIOM chiede un protocollo con le aziende affinché i lavoratori non siano penalizzati se dovessero fare ritardo tra misurazione della temperatura, autocertificazione e mezzi pubblici. Ed è proprio il trasporto un altro nodo critico. Non tutte le società, afferma il sindacato, mettono in pratica tutte le misure per evitare il contagio. Sui mezzi di trasporto che cosa accade? Che esistono società che ovviamente riempiono l'autobus a un terzo della capacità e invece società che lo riempiono al 50% se non oltre, e ovviamente non è possibile avere dei trattamenti disomogenei, quindi è importante che ci siano dei comportamenti che siano omogenei e che quindi i lavoratori che possono utilizzare questi mezzi abbiano la stessa garanzia, no, da tutte quante le società. È per questo che noi continuiamo a sollecitare la Regione Abruzzo di contattare il Molise, perché i problemi maggiori vengono dal Molise. E qualora non fosse possibile, a questo punto è opportuno che venga impedito la possibilità di entrare con degli autobus che non rispettano le ordinanze abruzzesi. Tutte problematiche queste che riguardano il lavoro, a cui forse si sarebbe potuto pensare prima della tanto attesa riapertura di fabbriche e uffici. La ripartenza, diciamo che in qualche modo è stata anticipata in Abruzzo rispetto a quella del 4 maggio, e noi siamo stati molto critici perché ritenevamo che era necessario organizzare per tempo la cosiddetta fase 2. C'erano tutte le condizioni. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha comunicato di essere disponibile ad adoperarsi per assicurare che il 10 luglio sia regolarmente celebrata l'udienza del processo Rigopiano. In una lettera indirizzata al presidente del Tribunale di Pescara e all'avvocato Romolo Reboa, Bonafede ha manifestato l'intenzione del Ministero di porre in essere quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle attività processuali. Era stato lo stesso avvocato Reboa, legale di alcuni familiari delle vittime, a sollevare il problema quando ha evidenziato che l'aula A, sinora utilizzata per il processo Rigopiano, non potrà garantire il rispetto delle distanze sociali per l'emergenza Covid-19, con il rischio che l'udienza del 10 luglio possa essere rinviata. La lettera del ministro Bonafede, ha dichiarato l'avvocato Rebo, è la dimostrazione che se vi è la volontà politica in Italia è possibile muovere qualcosa. Ora attendo di conoscere la posizione del sindaco di Pescara, dato che se il presidente Bozza riterrà che non è possibile risolvere il problema allestendo l'Aula Magna Emilio Alessandrini, credo che gli spazi comunali siano la soluzione a basso costo più adeguata. Parliamo di sport adesso. Il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, auspica una ripresa dei campionati, ma pone anche interrogativi sulla gestione dei nuovi casi positivi. A tal proposito se ne saprà di più se e quando sarà validato il protocollo della Federcalcio.
Si attende l'esito del confronto avvenuto ieri pomeriggio tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato Medico della Federcalcio. La revisione di alcuni punti del protocollo sanitario e la sua validazione sono fondamentali per pensare ad una ripresa delle attività agonistiche di squadra. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico, sulla base di questi approfondimenti ottenuti, stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute. Mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio, ma chiaramente tutte le altre discipline sportive. Non è un percorso semplice, ma il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenuto ieri sera su Sport Italia, come buona parte dei massimi dirigenti di Serie B, auspica, con tutte le attenzioni nel caso, una ripartenza. Però è evidente che c'è la volontà da parte di tutti noi di ricominciare a giocare, e quindi sopporteremo anche questo ulteriore sacrificio pur di far ripartire il campionato, per dare il risultato del campo al campionato. Non è facile sicuramente per la B, perché il protocollo è molto stringente e richiede parecchi sacrifici da tutti i punti di vista. Le difficoltà del protocollo si concentrano sulla gestione di eventuali nuovi casi di positività. In Serie B alcuni club ne hanno già annunciati di nuovi dopo lo svolgimento dei test molecolari. Sta valutando se questi positivi poi dovranno andare in quarantena da soli o se si dovranno portare dietro i gruppi della squadra, perché questo era uno dei temi su cui si discuteva, e soprattutto dobbiamo augurarci che nel momento in cui gli allenamenti collettivi ripartono non si verifichino questi casi, perché poi a quel punto sarebbe veramente un disastro. Sulla ipotesi emersa negli ultimi giorni di una Serie B a 40 squadre divise in due gironi, con l'inserimento di 20 compagini dalla Serie C e una terza serie rimodulata e da far confluire nei dilettanti, Sebastiani pone un problema di sostenibilità economica, per cui il progetto sembra poter avere validità prospettica più che da approvare nell'immediato. È chiaro che non sarebbe sicuramente un'idea sbagliata, soprattutto se il format si arricchisse di nuovi contenuti e chiaramente permettesse poi a chi lavora per questa nuova grande lega di raccogliere fondi sufficienti per reggere, per sostenere una lega che diventerebbe sicuramente più forte. Intanto la giornata di ieri ha ufficializzato la presa di posizione, peraltro prevedibile alla luce di tutte le indiscrezioni emerse in precedenza, della Lega Pro, che in assemblea ha approvato la proposta da portare in Consiglio federale. Stop definitivo al campionato. Promozione delle tre capoliste dei gironi, Monza, Vicenza e Regina. Quarta promossa con il quoziente punti, Carpi favorito. Blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla D. Provvedimenti che però necessitano dell'ok del Consiglio federale. Abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro, ha dichiarato il presidente Ghirelli. La federazione sta svolgendo un ottimo lavoro e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare. Ma intanto si levano dall'interno le prime voci dissonanti, specie per la quarta promozione, con Bari, Ternana, Reggio Audace e Carrarese che non ci stanno. Sono tutte pronte a giocarsi la promozione tramite appositi playoff e il Bari ha già fatto sapere di essere pronto a difendere i propri diritti in tutte le sedi opportune. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.